Ho sempre voluto avere quell'abilità nel fare vlog e secondo me in questo nuovo anno accademico che sta iniziando è arrivato il momento di buttarsi veramente in questo percorso e cercare di impararlo al meglio. Cioè, capiamoci, da quanto tempo ormai che sono qui su YouTube? 2017, 2016, 4-5 anni, 6 anni. Porca zozza, non ho ancora imparato a fare un vlog decente. E penso che in questo nuovo anno, 21-22, sia finalmente arrivato il momento di imparare l'arte del vlogging. Perché, tu dirai? Ma molto semplicemente perché trovo che sia un ottimo modo per creare contenuti, continuare a portare contenuti di qualità, contenuti informativi, ma comunque dandogli quel pizzico in più di intrattenimento che serve sempre di più in piattaforme come questa, e il che non può che giovare a voi in termini di qualità dei video, fruibilità dei video, e non può che venire incontro a me, alle mie esigenze in termini di tempo di visualizzazione, divertimento, perché mi diverto di più essenzialmente a fare questi video, almeno credo, vediamo, strada facendo. E comunque durante il tragitto riuscirei a darvi sempre, a dare sempre quel risvolto informativo ai miei video, che comunque lo contraddistinguono da sempre quella che è la mia persona e quella che sono i miei contenuti. Oggi in particolare stamattina in particolare, perché siamo di mattina, non ve l'ho detto, effettivamente sono le 8 di mattina. Io stamattina mi sono svegliato, ho fatto colazione, mi sono mangiato un bel quark con mezzo chilo di anguria, letteralmente, e 25 grammi di arachidi, frutta secca mista comunque, e quella era la mia colazione. Sono venuto in studio dopo un bel caffè, adesso voglio lavorare un po' su quello che è il progettino del video di Meadows, che tra l'altro, piccola parentesi, dovrò registrare domani, voi l'avrete già visto, questo video uscirà dopo, però questo è il dietro le quinte, se vogliamo, di quello che succederà effettivamente domani. E quindi sto ancora dando gli ultimi ritocchi alla programmazione, sto dando ancora gli ultimi ritocchi all'allenamento e alimentazione, un po' giostrandomi quella che sarà la giornata. E una cosa particolarmente simpatica è che questo è il template personalizzabile avanzato, quello che da poco ho anche aggiornato, e se non l'avete scaricato vi consiglio di andare a dargli una bella occhiata. La cosa divertente è che si nota leggermente quali sono le settimane, qual è il microciclo in cui ho inserito gli allenamenti di Meadows. C'è un 7 serie allenanti, questo effettivamente era il periodo di introduzione al nuovo mesociclo, e questo è il microciclo successivo dove in pratica scoppia tutto, perché per esempio le serie per il petto volano da 7 serie allenanti a 18 serie allenanti. Cosa particolarmente interessante sarà l'allenamento per la schiena. Vi ho chiesto un po' quale poteva essere per voi più interessante vedere, quale routine poteva essere più interessante vedere. Il sondaggio era tra un upper e una sessione di tirata. E perché un upper e una sessione di tirata? Perché effettivamente nel video di Meadows volevo fare il Meadows Row e quindi volevo scegliere tra delle sessioni che comprendevano la parte alta, e avete scelto in maniera abbastanza unanime, comunque il sondaggio era piuttosto lì vicino, le percentuali di votazione erano abbastanza vicine tra loro, comunque alla fine l'ha spuntata la sessione di upper, ed è per quello che vedete quell'aumento di volume particolarmente repentino anche in altri gruppi muscolari che non è soltanto la schiena. Ora io finisco di lavorare al computer, che devo fare un paio di check, devo rispondere a un paio di email, e finisco di lavorare a quel coso di Meadows, e dopo alle 9:30 mi raggiunge un mio caro amico, che un mio vecchio compagno di classe delle superiori, ci facciamo un allenamento insieme, inserirò probabilmente qualche clip, niente di impegnativo, anche perché non voglio rompergli le balle, e noi ci vediamo dopo.
Su. Vai. Vai. Su, un'altra, vai. Vai. Credo che voi abbiate aperto. Mi fanno male le gambe, non capisco perché. Voi ne sapete qualcosa. Comunque, sono le 18 e qualcosa. In questo momento è appena andato via l'ultimo cliente qui in sala per oggi. E sono un po' stanchino. Mi faccio una merendina. Avete sicuramente visto e quello che è stato l'allenamento e quello che è stato il pranzo, se sono riuscito a fare un buon lavoro con il montaggio. Allenamento molto carino di gambe, nello specifico. Poi abbiamo fatto un po' di braccia, giusto per toccarle un minimo e non lasciarle così, un allenamento di gambe buttato nel nulla. Quindi abbiamo fatto un po' di braccia, bicipiti e spalle. E poi ci siamo salutati con Salvatore, che ringrazio tanto anche in video per essere passato, mi ha fatto un sacco piacere. Successivamente sono andato a casa, avete visto, mi sono mandato la mia classica bellissima insalatona, che non è altro che mezzo chilo di verdura, 300 grammi di verde e 200 grammi di rosso, tipicamente faccio. Ci butto una proteina dentro, che in questo caso è stato il tonno, e a seconda del periodo in cui sono ci posso buttare anche una fonte di carboidrato più specifica. In questo caso non l'ho fatto, ma ho messo la guacamole, una 70-80 grammi di guacamole, anche quello è un pasto da 500-600 calorie, ci arrivi facile, ti riempie e mi fa durare fino a questo punto della giornata, in cui tipicamente faccio riferimento a MyProtein, che è appunto sponsor che mi aiuta un sacco per fare questi video. Se volete supportarmi, a proposito, link in descrizione, codice sconto MitchMyP. Per esempio, queste sono le mie barrette preferite, almeno per ora. Queste sono le mie barrette preferite, sono le MyProtein Layered Treat with the Cheat, without the cheat, quelle che sono al peanut butter, sono buonissime, sono quelle a strati essenzialmente. Ma adesso mi mangio questa, però voglio farvi vedere una cosa fichissima che sto facendo a proposito di barrette, perché l'altro giorno mi sono detto: ma questa è effettivamente la mia barretta preferita? Non lo so. In che cosa consiste il capire se questa è la mia barretta preferita? Due fattori: gusto effettivo e il rapporto pk. Che cos'è il rapporto pk? Una roba che mi sono inventato io perché sono un idiota. Non è altro che il rapporto proteine-calorie a un determinato alimento. Quindi, stavo dicendo, non ho fatto altro che, naturalmente, potrei dire, creare un altro foglio Excel che si chiama esattamente calcolatore per la migliore barretta proteica, e ho listato tutte le proteine di MyProtein, che sono esattamente 30, sono un fracchio di barrette. E qui c'è il quantitativo di proteine, qui c'è il quantitativo di calorie e qui c'è il rapporto pk e il punteggio totale. Da che cosa è dovuto il punteggio totale? Da il rapporto pk, numero che andrà sommato al voto che diamo al gusto. Qual è il problema? Che non ho assaggiato tutte le barrette e quindi dovrò farlo in qualche modo. Una volta che sarò riuscito a dare il voto a tutte le barrette, potrò fare in modo che questo punteggio, appunto dato da
il pick up per il gusto sia valido e quindi potrò trarre effettivamente la conclusione più importante di tutte, che è decretare qual è la barretta più buona di MyProtein. Perché lo faccio? Per me e per voi naturalmente. Così sapete qual è la barretta più buona di MyProtein e potete acquistare col mio codice sconto naturalmente. La mia giornata in questo momento, ciao, la mia giornata in questo momento è praticamente finita. Devo rispondere ancora a qualche email prima di chiudere tutto e poi me ne vado a cena. E effettivamente non può essere un vloggettino fichetto senza farvi vedere la cena, vero Mitch? Bravo Mitch. Quindi, siccome ho anche elaborato, mi sembra di avere gli ingredienti a casa, ho elaborato anche una cena particolare. Vi piace la maglietta Kaizen? Anche questo codice Mitch. Stavo dicendo, per cena mi mangio la pizza, incredibile, con due ingredienti fondamentali che sono la base per pizza e la mozzarella, che uso quella light Santa Lucia, così ho meno calorie essenzialmente. E soltanto la base mi sembra di riuscire ad arrivare a un 500 calorie, rimanerci sotto. E poi sopra, non ve lo dico, ve lo faccio vedere e mi fate sapere nei commenti, perché questa è una cosa che farà accendere un sacco di persone e non so se in bene o in male. Vi faccio vedere. Allora, queste sono le pizze che vi stavo dicendo, le basi per pizza che vi stavo dicendo. Non la troverete identica in qualsiasi negozio voi andiate. Questa l'abbiamo presa da Nonna Isa, giusto? Ma in tutta l'Italia Nonna Isa? No, è solo Sardegna. Perfetto, quindi dovete venire in Sardegna. Comunque, una base per pizza la si trova di solito senza mozzarella. Perché senza mozzarella? Perché ce la mettiamo noi la mozzarella light. Porca, ci mettiamo noi la mozzarella light, così risparmiamo un sacco di calorie. Questa base più mozzarella, invece che le classiche 900-1000 calorie, ne ha la metà più o meno. E poi adesso questo lo accendiamo per far squagliare bene la mozzarella e c'è la sorpresa magica che... Vado? Ho un po' di paura della sezione dei commenti dopo che vedranno questa cosa. Ci daranno. Prosciutto cotto. E... Sbadabam. E un po' di Hawaii. Uccello. Che poi non so... Così la mettiamo. Classica pizza hawaiana da... Che alla fine sono gli americani che la mangiano, non so perché è hawaiana. Comunque qua chiudi, aspetti che si sciolga tutto per bene e sei pronto a mangiarti la pizza. Io adesso finisco di cucinare, me la mangio. Grazie per la visione, mi piacete il video se vi è mi è piaciuto, come dicevo in passato. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie.